Vice Sindaco, veramente una bella iniziativa che rappresenta una piccola goccia nel mare, però comunque è testimonianza della vicinanza della nostra gente al popolo ucraino. Sì, è un segno molto importante di attenzione e di vicinanza della collettività e del mondo associativo, in questo caso le associazioni sportive, ma sappiamo di numerose iniziative che sono state messe in campo fin da subito, fin dal momento in cui sono state accolte prime cittadine, primi ragazzi nel nostro territorio provenienti dall'Ucraina. Oggi si è mosso il mondo sportivo attraverso i valori dello sport per far sentire appunto un sostegno, una vicinanza alle ragazze ucraine che vogliono, come dire, continuare a divertirsi attraverso lo sport, in questo caso il calcio. Quindi ci tengo particolarmente a ringraziare le associazioni sportive che oggi hanno fatto questo gesto, questa donazione, segno appunto della vicinanza. Fin da subito anche loro si sono dimostrate molto attente, molto attive nell'accogliere le ragazze all'interno delle proprie attività, proprio per permettere come dire, di facilitare questo loro arrivo e questo inserimento nella nostra comunità in un momento sicuramente molto molto difficile. Attraverso lo sport e i valori dello sport si va a unire ciò che altri contesti, diciamo, scatenano un conflitto, e siamo molto contenti di poter con questo gesto dare un segno di solidarietà e vicinanza ai ragazzi che in questo momento stanno vivendo un periodo veramente molto difficile e complesso.